Ciao ragazzi, oggi lezione capovolta sul faro di Alessandria. La lezione sarà incentrata su una mappa che ho costruito qualche tempo fa e che ho voluto renderizzare proprio per spiegarvi il faro di Alessandria. Faro di Alessandria che era una costruzione straordinaria, imponente, grandiosa. Erodoto la inserì tra le sette meraviglie del mondo antico, insieme ai giardini pensili di Babilonia, insieme al Tempio di Artemide di Efeso, insieme al Colosso di Rodi, insieme alla piramide di Cheope, insieme al mausoleo di Alicarnasso, e insieme anche al magnifico Zeus del tempio di Zeus di Olimpia. E il faro era una di queste sette meraviglie. Come vedete, la freccia indica la fiamma di avvistamento e la statua della divinità che sovrastava il faro. Non sappiamo con certezza di quale divinità doveva trattarsi. Molto probabilmente o Zeus o Poseidone, ma non è sicuro. Il faro era alto 134 metri, una cosa impressionante per l'epoca. Le navi riuscivano a vedere il faro a una distanza considerevole. Qual era la funzione principale di questo faro? Ecco, vedete qui intanto si vede anche l'impianto per la combustione, la sezione superiore, questo cilindro che viene indicato dalla freccia. Il faro aveva come funzione principale, dicevamo, quella di rendere sicuro il transito delle navi in entrata e in uscita dal porto di Alessandria d'Egitto. Alessandria d'Egitto che era molto diversa da come oggi. Venne fatto costruire da Tolomeo I della dinastia Tolemaica, è la dinastia che subentrò dopo la morte di Alessandro Magno nel dominio dell'Egitto. I diadochi, i generali di Alessandro Magno, si divisero l'impero e a Tolomeo e alla sua dinastia toccò appunto la parte che comprendeva anche l'Egitto. E questo faro fu fatto costruire appunto dalla dinastia Tolemaica, l'ultima, quella che sarà poi l'ultima dinastia regnante con Cleopatra in Egitto prima della dominazione definitiva dell'impero romano, di quello che poi sarà l'impero romano con Augusto. Vedete, ecco, nel solido sotto, al di sotto del cilindro, nel parallelepipedo rettangolo che si trova al di sotto del cilindro, si trovano gli alloggi del personale che era addetto al funzionamento del faro. Ovviamente una costruzione grande come il faro di Alessandria aveva bisogno di una certa manutenzione, aveva bisogno di operai qualificati e di un certo numero di operai che si occupassero della costante manutenzione di questa costruzione così importante per la città di Alessandria. Strabone, nei suoi scritti, aveva descritto il faro di Alessandria più o meno come è ricostruito nella mia ricostruzione. Dico più o meno perché comunque le ricostruzioni non sono mai di solito attendibili al 100%, possiamo farci un'idea, però non sapremo ovviamente mai con certezza come poteva essere più o meno una costruzione, soprattutto lì dove i reperti sono, non sono moltissimi. Però va detto che la descrizione di Strabone inizialmente veniva vista con un po' di diffidenza perché nei suoi scritti
Il faro appare come una costruzione straordinaria, lucente, che si vedeva da diverse centinaia di metri di distanza, se non chilometri. E tutto questo poi è stato però confermato dai ritrovamenti subacquei che praticamente si trovavano nel fondale marino, lì dove si trovava il faro di Alessandria. Quindi Strabone aveva ragione, descrisse in maniera minuziosa questo edificio e quindi è considerato sicuramente da una parte della comunità scientifica come un'eccellenza proprio per le sue descrizioni così attente e minuziose. Come dicevamo, Alessandria d'Egitto era molto diversa da come la vediamo oggi. Proprio la conformazione territoriale era diversa. Nella mia ricostruzione 3D provvisoria di Alessandria del Faro, Alessandria non c'è, c'è soltanto il faro, non a caso ho comunque, anche se il faro poggiava su un isolotto, ricostruito una piana, perché c'era proprio un detto legato ad Alessandria d'Egitto, che Alessandria era talmente piatta, era talmente piana, che una nave sarebbe uscita dall'acqua e avrebbe continuato a navigare sulla terra, sul terreno dove poggiava Alessandria, senza accorgersi di essere uscita dall'acqua, per quanto il terreno di Alessandria fosse piatto. Quale fu il destino di questa magnifica costruzione? Come quasi tutte le meraviglie del mondo antico, il tempo, il processo del tempo, il logorio del tempo o varie vicissitudini si scagliò su questa meraviglia, tranne che sulla piramide di Cheope, che è l'unica meraviglia ancora in piedi. Infatti il faro venne distrutto nel XIV secolo da un forte terremoto. Precisamente le scosse furono due, la prima fu molto forte e pregiudicò la struttura. La seconda scossa distrusse definitivamente ciò che restava del faro di Alessandria. Ad Alessandria si trova una ricostruzione in scala ridotta di una costruzione che molti attribuiscono a una fedele riproduzione del faro di Alessandria. È stata presa anche come modello di ispirazione per quanto riguarda la forma proprio di questa costruzione che doveva essere appunto magnifica e che svolgeva, come abbiamo detto, una funzione molto importante, che era quella legata ad un approdo, al facile e sicuro approdo delle navi e delle navi mercantili che transitavano e che entravano nel porto di Alessandria d'Egitto. E con questo è tutto, spero che la lezione capovolta sul faro di Alessandria sia stata di vostro gradimento e alla prossima lezione. Un saluto da Flipper Prof.